tornando al tema di scrivere. Oh, così è contenta anche in aver nulla, esatto, dai. Esatto. Sottolineiamo. Seconda menzione? Anche qui, un testo scritto da lui per la creatività del personaggio e l'originalità dell'interpretazione, Massimiliano Frateschi. Adesso ci vorrebbe un ruolo di tamburi? Di che radio sia Giacchi, quindi non glielo facciamo dire, lasciamo sempre al direttore. Allora, ma la cosa da dire è che ha avuto l'unanimità, lo sanno perché ha avuto l'unanimità, esatto, massimo dei voti da tutti i giurati, quindi un vero vero vincitore, Andrea Lattanzi. Triangolino qua, dai. Ecco, è altissimo, sì. Beh, meno male così. Andrea, io ti devo far dire qualcosa con tutte queste situazioni. Prima subisci e poi facciamo spiegare perché, insomma, cosa la sai? Facciamo parlare prima loro e ti riprendi, eh? Grazie mille davvero. No, adesso non so cosa dirò, quindi dirò pochissime parole. Credete sempre in quello che fate, l'importante è importantissimo studiare sempre. Mi ricordo che l'altro giorno fuori c'era una ragazza e gli avevo chiesto: ma tu stai da qualche scuola, studi, fai? E lei mi disse: no, io ho smesso di studiare, adesso voglio fare. E questa secondo me è una cosa che non va bene, perché chi vuole fare davvero questo mestiere deve studiare e studiare tantissimo. Grazie veramente di cuore, non penso che se chiamo mia madre adesso gli dà un infarto, perché quando stavo qua non so che dire, adesso sono emozionatissimo. Allora adesso non ti facciamo dire altro, però mettiti da una parte, guarda, trovati un posto o riprendi tu. Invece io volevo chiedere a voi cosa vi ha colpito, visto che c'è stata un'unanimità. Deve mangiare un po' di più, dice. Vedete che deve crescere soprattutto. Allora Lina, che vi ha colpito in questo ragazzo in particolare, visto che c'è stata un'unanimità di giudizio? Scusa, ma tu fai una delle domande più difficili del mondo. Va bene, allora facciamo la cancella. Sei innamorata di quello che... Va bene, comunque... È difficile dare le ragioni, perché altro, perché bello, perché magro, perché bravo. Te le posso dire tutte, in realtà è più misterioso di una risposta. Carlo. Pronto? Sì. Io credo... Ormai siamo pronto? Tutti cellularizzati. Pronto? Sì, la testa, dai. Vabbè, che ci ha emozionato tutti il nostro vincitore. No, io credo che Lattanzi abbia innanzitutto un bellissimo primo piano. Ha dei grandi tempi di recitazione, perché non è solo il primo piano che conta, ha dei tempi di recitazione, li ha scanditi in maniera quasi perfetta, tant'è che noi separatamente abbiamo votato, non sentendoci mai, e a questo punto credo che gli abbiamo dato tutti quanti lo stesso identico voto A, perché ha un tempo recitativo notevole,